Ciao! Oggi faremo questo lavoretto, guarda, molto semplice ma molto efficace per rinnovare il classico lampadario a boccia. Come questo, vedi che ho già smontato dalla plafoniera? Anzi, non è esattamente così, non è attaccato alla plafoniera ma attaccato ad una catena. Però la cosa va bene anche per le classiche plafoniere. Allora, è un po' sporco anche come puoi vedere. Adesso lo pulisco, lo lavo, lo preparo per un lavoro facile ma d'effetto. Di che cosa abbiamo bisogno? Solamente di due ingredienti. Uno spray color oro metallizzato, chiaramente come questo. Io ho comprato quello della Luxens, potete prendere quello che volete voi. Questo allora è effetto metallo, interno ed esterno, brillante nel mio caso. E poi dello scotch di carta, nient'altro. Ed ecco il lampadario prima, ok, vedete un po'. Allora, la prima cosa è staccare la corrente, dopodiché puliamo il lampadario, isoliamo con la carta le parti che non vogliamo colorare e procediamo con il colore. Ecco, ho isolato tutte le parti che non voglio colorare, dipingere e anche una parte del soffitto. Questa alla base è la parte che voglio dipingere, quindi non il bulbo vero e proprio, perché toglierebbe luce se io mettessi qui il colore, la vernice. Quindi io farò questa parte. No, ci vorranno più mani probabilmente. C'è anche un po' di vento che non aiuta, ma. Naturalmente io non l'ho detto, ma questo lavoro potete farlo in opera. Io ho tolto tutto quanto perché per una questione di velocità di lavoro, ma anche perché ho la stanza vuota dai mobili, quindi potevo lavorare in opera. Sono alcune gocce che si vedono leggermente, ma io credo che dal basso davvero non si possano notare. Ed ecco qui l'effetto finale, come vedete è un oro bronzo, quindi un po' spento, un po' delicato come piace a me. E andiamo un po' più in alto.
Vedete anche la coppetta sopra è dello stesso colore. Ho lasciato invece la catena del colore che aveva e così anche questo bulbo decorativo in legno. E ho pulito la catena, ma ho lasciato questo effetto un po' ruggine, perché a me, anzi questa ruggine perché a me piace. E ecco qui, vediamo se riesco a farlo vedere un po' dall'alto. Eccolo. Ciao, a presto.